Allora, voglio commentare un articolo che trovo molto particolare, che è stato pubblicato all'interno dell'Harvard Business Review, intitolato How to Write a Thank You Email After an Interview with Examples. Advice on what to say and what not to, along with sample email templates by Christopher Littlefield. Oh, questo articolo è molto, molto interessante. Ci tengo subito a dire che non sono un manager, non sono un aziendalista, non sono un esperto di scienze aziendali. Però leggo con interesse l'Harvard Business Review, in quanto lavorando spesso in ambito aziendale mi cerco di comprendere le dinamiche. Generalmente, però, come economista, per il lavoro che faccio sono molto più interessato alle hard sciences, quindi sono molto più interessato all'informatica, soprattutto computer science, mathematics, statistics e mondo STEM. Quindi. Però questo articolo mi sembra molto, molto interessante perché praticamente l'autore dice cosa fare dopo che si fa una interview per un nuovo lavoro. Quindi c'è una persona che cerca un nuovo lavoro, gli fanno un colloquio. Che fa dopo che questo colloquio? Che si fa? L'autore dice, e lo ripete più volte e offre anche degli esempi, che la cosa migliore da fare in questi casi sarebbe quello di mandare un messaggio. Dopo che uno fa un colloquio, deve mandare un messaggio. Poi ci sono tutta una serie di problemi, come si scrive questo messaggio, che linguaggio dobbiamo utilizzare, a chi glielo mandiamo. Se lo mandiamo a tutti quelli che hanno fatto parte del colloquio, oppure soltanto ad alcuni di questi, quando glielo mandiamo? Allora, l'autore dice innanzitutto che il periodo ottimale per mandare questo messaggio è entro le 24 ore dal colloquio. Bisogna essere, diciamo, in grado di incontrare anche gli aspetti formali della rispettando la comunicazione che c'è stata all'interno del colloquio. Possibilmente, dice l'autore, guardare anche a delle email passate per vedere se c'è uno stile che in qualche modo si può utilizzare. E ringraziare, questa è una parola che ritorna spesso in questo articolo, bisogna ringraziare le persone che hanno impiegato il loro tempo, la loro considerazione in questo colloquio, per il fatto, diciamo, che hanno appunto prestato attenzione, con formule del tipo I know you are busy and I just want to thank you for taking the time to meet with me today. Ringraziato. Dice l'autore, che in fondo il fatto di mandare un messaggio di questo tipo potrebbe sembrare, diciamo, una cosa abbastanza banale, però potrebbe fare la differenza anche per essere proprio assunti a seguito di questo colloquio. Soprattutto, diciamo, mostrare di essere aperti e disponibili in un'ottica di problem solving, anche risolvendo questioni. Però ci sono degli errori che si potrebbero fare e che bisogna evitare. Il primo errore è dare troppi dettagli, non deve essere una mail troppo complessa, fare delle richieste oppure fare degli errori di comunicazione, cioè proprio diciamo, degli errori nella scrittura, quindi bisogna essere attenti a scrivere una buona email che funziona. E poi ci sono degli esempi, adesso ne leggiamo uno, già il soggetto è thank you, subject, thank you. Hi, Genesa, questo è il nome di questa persona. It was great speaking with you yesterday about being a possible fit for your team. I appreciate the transparency into the project you are working on and what it is like working at company name. It seems like an amazing team and an exciting project with huge potential. I am excited about the possibility of working with you. If you have any questions or want to continue our conversation, please reach out at any time. I look forward to being in touch. All the best.
Questo è un esempio di rispondi, questo messaggio di ringraziamento. Ci sono altri esempi, molto simili comunque. Perché è importante mandare questo messaggio? Perché crea una connessione positiva, perché diciamo, può consentire appunto di uscire fuori dalla massa, diciamo, delle persone che vengono intervistate in un colloquio, perché è un modo per dimostrare anche professionalità. E delle skill comunicative è perché conferma l'interesse nel lavoro. Questa mail, dice l'autore, potrebbe anche non portare mai ad una risposta o potrebbe generare una risposta in pochi minuti, però in ogni caso, ecco, spendere del tempo per scrivere questa mail potrebbe avere degli effetti positivi inaspettati. Possiamo dire che questo articolo è sicuramente un articolo molto, molto particolare. Che ci fa intendere come funziona un po' il mondo del lavoro nei paesi dove il mercato del lavoro esiste veramente. Chiaramente qui si parla degli Stati Uniti, sostanzialmente. E, generalmente, diciamo, questa è l'idea, diciamo, che essere educati, diciamo così, può essere sempre una buona opportunità. Essere persone che hanno educazione, che si comportano bene, che ringraziano, che hanno coscienza, insomma, cose che sembrano banali, che però possono essere veramente, veramente molto utili. È un articolo veramente molto particolare, sembra quasi l'ABC, diciamo, del comportamento, però effettivamente, probabilmente ci sono dei modi di fare, dei behaviors, dei comportamenti che probabilmente aiutano in certi contesti e favoriscono nel mercato del lavoro. L'idea che la gentilezza sia uno strumento per fare carriera o per inserirsi nel mondo del lavoro è un'idea che può apparire anche suggestiva. Se si parte dal presupposto che il mondo del lavoro è basato su una brutal competition e se abbiamo in mente quindi un mondo competitivo basato su the winner takes all mentality e cose di questo genere, probabilmente non riusciamo a dare valore al fatto di essere persone gentili, coscienziose che ringraziano. Quindi in fondo questo articolo è utile per questo, per mettere in evidenza l'importanza delle relazioni e di quanto veramente queste soft skills, come appunto il fatto di essere persone in grado di ringraziare, siano assolutamente determinanti. Non dobbiamo dare per scontato queste cose che possono sembrare appunto banali e soprattutto la pratica. Di questa gentilezza ci consente di ridurre con l'attenzione alla competizione, con l'attenzione all'arrivismo, allo stacanovismo, che talvolta può rovinare anche delle carriere e distruggere degli ambienti sociali e potrebbe inevitabilmente compromettere anche delle prospettive di inserimento lavorativo. Quindi, tutto sommato, diciamo, mi sembra che questo sia l'elemento da cogliere da questo articolo. Che in fondo l'educazione e la gentilezza possono essere ancora delle armi importanti per inserirsi in contesto lavorativo e per avere delle buone relazioni professionali.